Buona serata a tutti, cari amici, dal sottoscritto Nicola De Lucia con Deluxe Television. Parliamo adesso di pallacanestro e pallavolo tranese. Partiamo dal basket. Purtroppo arriva la nona sconfitta di fila per l'Avis Basket Tranica. Questa sera ha perso, ma è uscita a testa altissima contro il Canusa per 69-60 e purtroppo è ancora lì a soli 2 punti con una sola vittoria in fondo alla classifica. Invece, per quanto riguarda la pallavolo tranese, ahi noi, la Lavinia Group Adriatica Volley Trani perde ancora una volta in casa della Molinari Volley Napoli per 3-0, 25-18, 25-20, 25-15 i parziali. E la classifica, insomma, sì, è ancora tranquilla, però c'è bisogno di riprendere a vincere per l'Adriatica Volley Trani. È vero che le ragazze sono al sesto posto con 24 punti, però si è ridotto un po' il margine dalla zona playout retrocessione. Perché la prima squadra in zona, nella zona calda, retrocessione, che è il Manoppello, ha 15 punti. Per quanto riguarda la prossima partita dell'Adriatica, che giocherà settimana prossima, il 23 febbraio, in casa contro il Noci. Noci, che al momento è quarto in graduatoria con 27 punti. Quindi ricapitoliamo: Avis nona sconfitta di fila, purtroppo rimane in coda alla classifica. Adriatica Volley Trani perde 3-0 contro la Molinari Napoli, ma deve trovare subito la reazione domenica prossima contro la quarta in classifica Noci. Ciao a tutti, buona serata.